molte proposte. Sì, abbastanza, più di quanto meriti. Io cerco di fare solo le cose in cui credo, in cui voglio credere. Io racconto una cosa, buffa, per farvi capire qual è la mia fascinazione per il cinema. Quando ero piccola, mio zio aveva messo un proiettore in terrazza perché aveva un cugino che era paralitico e non poteva andare al cinema. E aveva questo proiettore 16 o 35 e proiettava tutti i film che gli davano, anche film che facevano paura, anche film che nel bambino non avevo potuto vedere. E un giorno proiettavo un film che si chiamava Molte cose sul fiume. Era un film terribile dove Robert Mitchum inseguiva dei bambini per ammazzarli e gli chiamava bambini, bambini. E a me bastava che qualcuno dicesse bambini, bambini, che scoppiava a piangere e mi diceva. E comunque mi ricordo che ero seduta vicino a mia mamma e lui stava per raggiungere questi bambini, stava per trovarli. E io gli dicevo a mia mamma: mamma, non lo fate andare lì, digli che non ci va, digli che non ci va. E mia mamma mi ha risposto: solo il regista glielo può dire, io no. E così ho capito che cos'è il regista in un film. E da allora mi è rimasta questa fascinazione per il regista. Ma veramente tu meraviglioso, no? E anche bravissima tua mamma a dire sì. Che è il regista. Che glielo può dire. No, poi mi sono cambiato quello che ha dei confini. Ho capito che il regista può sicuramente fare. La morte con le sul fiume di Charles Lotto, sì. Vero? L'avrete visto, se non l'avete visto è il terzo consiglio di che vediamo questa mattina. Ed è un film che sembra girato ieri, no? Nonostante la macchina del tempo ci siamo passati. A me ha guidato gli esami per tantissimi anni, fin quando il regista me l'ha fatto vedere da grande, allora dove sono città. Direttamente. Sì. E poi se qualcosa fa paura in una storia, puoi sempre dire al regista. Sì. Nostro. Senti, volevo chiederti altre due cose e poi lascio a voi la possibilità di dialogare con Donatella. Donatella, pensi che lo Stato italiano metta a disposizione del cinema italiano abbastanza risorse o può fare qualcosa in più? Io penso che metta abbastanza risorse, penso che il cinema è ancora e sempre nel bisogno di reinventarsi, di trovare qualcosa di nuovo, sia nel modo in cui si propone, sia in quello che racconta. Non so se lo Stato può aiutare in questo, però una sensibilità pubblica sicuramente è importante. Tutti noi dobbiamo capire, oggi qualcuno mi chiedeva che succede dopo il Covid, io penso che dopo il Covid c'è un cambiamento della nostra percezione, noi siamo stati mesi chiusi in casa e non ci avremmo mai creduto se ce l'avessero detto prima, non abbracciamo più nessuno, mentre prima abbracciavamo. E questo cambia qualcosa nella nostra testa, e così come dopo la Seconda Guerra Mondiale che ha cambiato le persone, è nato il neorealismo, c'era bisogno di qualcosa di diverso, di nuovo. Io penso che anche oggi ci sono delle cose che stanno divenendo e non so dove stanno andando, però qualcosa si sta muovendo. Non è più il cinema che conoscevamo, i racconti che si facevano ieri, oggi non si possono più fare. E questo che dobbiamo cogliere, noi che facciamo questo mestiere, ma anche in qualche modo chi ci aiuta con i finanziamenti e con le cose, trovare quelle soldi e strade nuove da percorrere. Per il cinema, per lo stare insieme, per già il fatto, ecco, il cinema gratuito, il cinema nelle piazze, sono tutti modi nuovi e importanti, ma ci deve essere qualcosa di ancora più forte dietro. No, io sono totalmente d'accordo con te, e infatti poi vediamo come inevitabilmente film pensati, immaginati, scritti prima del Covid, come se non riuscissero a dialogare. Non dialogano più, purtroppo. E gli spettatori, almeno per ora, stanno un po' lontano. L'ultima cosa che volevo chiederti, in questi ultimi mesi, settimane, in un caso giorni, molte delle società di produzione italiane sono entrate nella galassia di multinazionali, no? Che bello, le cose pesanti. Loro per loro è bellissimo, perché no, per alcuni di loro veramente se denaro importante. Tu come, appunto, che interpretazione dai a tutto questo? È chiaro, si sa, no? C'è una guerra dei media mondiale. Non lo so, perché da un lato sì, c'è questa cosa di
di salire di casa, dall'altro siamo l'unico pianeta. Non è che non ci vediamo sulle nostre identità, sono planetarie, la Terra, non siamo marziani. Quindi quello che sento io lo posso dire anche in giapponese, perché questo regista giapponese parla al cuore di tutti, questo che ha vinto l'Oscar adesso. O il regista danese che ha fatto Free. Perché ci sono questi film che arrivano dappertutto? Perché siamo un unico pianeta. Chi se ne frega se siamo italiani e quell'altro è marocchino? Siamo persone, siamo nati su questo pianeta. Detto questo, se poi diventa solo un fatto puramente commerciale, non lo so, io sono anarchica, per me è difficile entrare dentro determinati schemi. La mia mamma non mi ha mandato a scuola fino a tardi, perché così nessuno mi poteva dire quello che dovevo fare senza che mi potessi opporre. A me questa cosa mi è rimasta. Grazie alla tua mamma, insomma, non solo quello che ti ha fatto.